Bakunin e il suo viaggio in Italia. Bakunin scappa dalla Siberia, dove è a domicilio coatto nel 1861, e l'idea è raggiunge Londra, dove rincontra i suoi vecchi amici da Herzen e conosce anche nuovi personaggi, nuovi rivoluzionari come Giuseppe Mazzini, e lì elabora l'idea di voler andare in Italia. In Italia si è appena stata l'unificazione italiana e vede in questo paese un paese ancora turbolento dove è possibile fare una rivoluzione. Inizia questo suo viaggio, come ho chiamato io Viaggio in Italia, questa antologia. In realtà è un vero e proprio soggiorno, perché si ferma per più di 3 anni in Italia, prima a Firenze e poi a Napoli, che è la sua seconda città natale, perché è innamorato di Napoli. La prima cosa che fa quando arriva in Italia è andare a trovare Garibaldi a Caprera, quindi due personaggi importanti di quel periodo, Mazzini e Garibaldi. Bakunin li conosce, li rispetta come rivoluzionari, poi li criticherà ovviamente, soprattutto Mazzini. È un soggiorno importante perché sono questi gli anni in cui lui elabora il suo pensiero anarchico e quindi l'anarchismo bakuniniano prende corpo proprio in questi anni. Ma sono anche importanti da un altro punto di vista. L'antologia ha cercato di dimostrare questa cosa in parte, cioè la sua capacità, è un lato poco studiato di Bakunin, di osservatore politico e della capacità di conoscere la realtà nazionale, comunque del territorio in cui lui si trova, per ovviamente motivi che sono legati alla libertà e alla rivoluzione sociale, quella che vorrebbe realizzare ovviamente. E questo è un aspetto poco conosciuto di Bakunin, sempre visto nello stereotipo del rivoluzionario barricadiero e roboante, avulso dalla realtà. Invece lui è pienamente inserito nella realtà politica, storica, sociale, ma è soprattutto a Napoli che trova il côté giusto per portare avanti le sue idee rivoluzionarie. Tutta la famiglia Bakunin resterà a Napoli, vivrà a Napoli e sarà conosciuta, le figlie diventano importanti scienziate, biologhe e chirurghe, c'è addirittura un viale intitolato Mariussa Bakunin, che si trova fuori grotta a Napoli ancora oggi, che la ricorda, è stato un personaggio molto importante. Aneddoti ce ne sono tanti, ovviamente l'antologia contiene anche tutta la polemica con Mazzini, ma non è questo l'argomento principale. Analizza per esempio la condizione della popolazione contadina con uno sguardo etnologico, quasi antropologico, quindi in maniera diversa da quelli che sono invece i giudizi che i democratici e i radicali italiani davano a quella popolazione, cioè ai contadini reazionari e quindi conservatori. Lui invece ci vede ovviamente in nuce la potenzialità rivoluzionaria, la possibilità di fare la rivoluzione sociale con i contadini ma anche con gli operai. Un aneddoto abbastanza divertente, cioè che è un po' avulso da questi ragionamenti più seri, ma che comunque connotano la figura di Bakunin. Durante il 1865 c'è un'epidemia di colera in Italia molto importante, che parte da Ancona e prende quasi tutto il meridione. E Napoli ovviamente è colpita, sono più di 160.000 i morti per questa epidemia. Lui non si muove da Napoli, resta a Napoli e non si allontana, nonostante i suoi amici gli consiglino appunto di allontanarsi dalla città per non contrarre il colera. Assiste alla morte di Miss Reeve, che è questa inglese che aveva creato una scuola di inglese a Napoli, amica di Herzen, e proprio sta a fianco a lei fino alla fine, e si meravigliava di come i medici napoletani non utilizzassero la medicina omeopatica per poterla curare, con la nox vomica per esempio. Quindi Bakunin da sempre era un amante e seguiva la medicina omeopatica. Bakunin poi non sa in realtà che a Napoli fin dal 1821 esisteva la medicina omeopatica e i medici omeopatici. La città di Napoli è stata la prima città in Italia a divulgare la medicina omeopatica, perché arrivano in quegli anni degli ufficiali austriaci, per evitare ovviamente i borbonici, e la medicina omeopatica era molto conosciuta all'est, quindi per Austro-Ungarico ma anche Russia, e quindi in realtà Napoli è stata la prima città a conoscere questa medicina. Bakunin non lo sapeva, si meravigliava, però in realtà è così. Poi la vox vomica non aveva nessun effetto sulla guarigione del colera, questo è un altro discorso.
Grazie.